non siamo sulla Mediaset, cioè. Certo che siamo sulla Mediaset. Grazie. Cazzo. Ci siamo. Ci siamo. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, bentornati. Ciao, ciao, ciao. Fatta dopo, buonasera a tutti. Dopo i soliti problemi tecnici. Vabbè, però poco ritardo. Poco, poco. Accettabile. La verità, meglio quindi... del previsto. Siamo qua questa incassare. Sera. Incassare. State zitti. E incassare. Con il 14° episodio della seconda stagione e abbiamo ospite Miss Simpatia. Un applauso. Ciao. Meritabile. Grazie, grazie, grazie. Ecco, basta, basta. Basta. Okay. Stop. E come stai, Miss? Tutto a posto? Bene. Stai bene? Grazie che sei venuta. Va, grazie a voi, un piacere. E, dato che ti abbiamo portato, appunto perché sei della nostra zona, soprattutto di Falconara, e sei venuta fuori in un ambito come la musica che da noi è molto, molto seguito. Siamo molto appassionati della musica in generale, soprattutto del rap. Partiamo subito magari con il chiederti come è iniziato, da come ti è nata questa passione per il rap e soprattutto anche dal punto di vista di una donna affiancata al rap, come ti è venuta? Allora, ero molto piccola, avevo 13 anni, e quindi immaginate, io vado per i 40 anni, quindi in un momento in cui il rap la gente non sapeva che cosa fosse. Scopro questo genere musicale, soprattutto la cultura hip hop, me ne innamoro follemente e inizio a scrivere rime. Ovviamente ero praticamente un alieno, perché io dovevo spiegare alle mie amiche che cosa era il rap, che cosa era l'hip hop, andare alle jam, e quindi tutto il mondo che c'era dietro. E mi sono subito innamorata di questo genere. Ho capito che sarebbe stato difficilissimo, perché adesso hanno iniziato ad aprirsi alle donne che fanno rap. Esatto. Prima c'era una grandissima chiusura, cioè sei una donna, non puoi fare rap. E quindi ho iniziato a fare i primi concerti, le prime gare di freestyle, dove io al tempo mi chiamavo Evoluzione e andavo proprio qui in zona, nelle varie jam che c'erano, e dicevano: ok, Evoluzione, mi scrivevo prima, deve salire sul palco. Io salivo, non mi davano il microfono. Perché non ci credevano, si rifiutavano. Sì, non è possibile. Che ho fatto delle gare anche con Claver Gold, che è non è qui di Falconara, però insomma è abbastanza vicino, sì, come zona, e quando ancora non era nemmeno conosciuto. Mm-hmm. E vabbè, non ero conosciuta anch'io. Quindi ho iniziato con le gare di freestyle, e poi è successo che il rap ha iniziato ad andare di moda. E quindi ho mandato il mio CD all'Universal. L'Universal l'ha sentito, era il tempo di Fabri Fibra, che era appena uscito. Mm-hmm. Tra l'altro io ho sempre amato Fabri Fibra, cioè infatti era un modello in quella, ma i tempi di Mister, esatto. Mister Simpatia, quindi ma stiamo ancora parlando prima, cioè, anche esatto, prima sì, perché Uomini di mare, okay. Teste mobili, teste mobili. Quindi, agli inizi, gli esordi proprio. Avevo 16 anni, trovai il numero di telefono a Senigallia, cioè, con l'elenco telefonico cartaceo, le pagine gialle, e pensate alla figura l'ho chiamato. Cioè io ho detto: io sono la tua grande fan. Che all'epoca lui non ce le aveva le fan, certo. Cioè, nel senso, sì, infatti sì. Si stupì tantissimo e mi disse: vabbè, dai, un giorno ci vediamo. Poi non è mai successo fino a dicembre dell'anno scorso. Quindi niente, cosa succede? Mando questo CD all'Universal. L'Universal mi chiama a casa e io penso: non è possibile, allora è il mio momento, ce l'ho fatta. Mi fa andare fino a Milano. Arrivo a Milano e il tipo che poi seguiva proprio Fabri Fibra mi dice: no, guarda, Evoluzione, fai schifo, cioè sta roba che fai è troppo cattiva, perché all'epoca comunque facevo sempre un tipo di rap cattivo. E lui mi fa: se vuoi sfondare devi fare la bambolina del rap italiano, un po' quello che hanno poi creato su Baby K. Ok. Mm-hmm. Sì. E io gli dissi: no, mi dispiace, non sono così. Questo tipo, per prendermi in giro, mi fa: beh, se sei così cattiva fai Miss Simpatia. E a me è scattato qualcosa, quindi io sono tornata a Falconara piangendo tutto il treno, ero lì in lacrime, ho detto: no, vabbè, io lo faccio, mi hai sfidato. E ho aperto MySpace, e da lì, che non era come, cioè, come se adesso, vabbè, si fosse sì. Instagram, mm-hmm.
Non c'era niente, cioè c'era solo la mia faccia, le X, la parrucca, il bianco, e un sacco di gente che però aveva iniziato a seguirmi perché non capivano che cosa fosse. Okay. Da lì poi ho deciso di fare la fidanzata di l'ex fidanzata di Fabri Fibra. Okay. Perché una risposta femminile ci stava. Okay. Perché mi sentivo in qualche modo presa in causa dal fatto che l'ho scoperto solo dopo, e praticamente l'Universal mi chiamò perché voleva prendermi e farmi firmare, ma poi ci ripensò perché avevano deciso di prendere Francesca Lodo, che al tempo era conosciuta perché era tipo una velina, una cosa del genere, e fargli fare un disco rap. Però lei aveva fatto prima di quel momento rap oppure? No, era... Ah no, soltanto per diventare la... Ok. Esatto. E questa cosa che avevo scoperto mi ha ferito così tanto che ho detto vabbè, adesso faccio tutto un dissing a Fabri Fibra, perché mi avevano detto che era Fibra che le scriveva i testi. Ok, noi infatti abbiamo preparato un'immagine perché sarebbe poi andata a scaturire questo discorso, però abbiamo capito già, esatto, abbiamo affrontato. Quindi è l'essere l'ex di Fabri Fibra era un alter ego, no? Sì, no, non era, cioè, io mi sono sentita la sua ex, nel senso che a livello proprio spirituale si è sentita, no? Sì, un po' tradita. Sì, poi tutte le ragazze, secondo me, lui incarnava proprio il fidanzato cattivo, e quindi ci stava una risposta di dire vabbè, senti, tutte le ragazze hanno avuto un fidanzato misogino come Fibra, cioè sarà capitato più o meno, no? E quindi quella era proprio la risposta ideale. Certo. Poi io so che Fibra interpreta quella parte lì, non è misogino davvero, quindi ma anche la mia era un'interpretazione a quella cosa lì, ecco. Ma infatti, cioè, quando ti sei incontrata poi, che hai detto a dicembre dell'anno scorso, a dicembre di, sì, dell'anno, come si è evoluta la cosa, diciamo, anche tra di voi? È successo questo, mi sono sentita di andare su a Milano a incontrarlo. Da sola? Sì, dal niente, okay. Così mi è preso, ho detto lo faccio. E sapevo che lui faceva un firmacopie, che non gli fa mai, quindi ho detto vabbè, devo andarci. Sono arrivata, tra l'altro nella mia ingenuità, vabbè, vado così, tanto nessuno mi riconosce. Tutti i suoi fan hanno iniziato a girarsi perché facevo la fila come gli altri. Sì, sì. Dire, ma tu sei Miss Simpatia? No? No. Mi sono messa la mascherina, ho detto a questo, metto la mascherina così nessuno mi riconosce, niente, mi hanno riconosciuto. Dai, adesso succede un casino, dai, adesso succede un casino. Avevo paura di questo perché volevo solo arrivare da lui e dirgli guarda, e dargli la spiegazione di quello che ho detto a voi, cioè cos'è successo che mi ha portato a fare il dissing, perché poi in realtà volevo fare questo benedetto dissing per farmi chiamare da lui. Quando mi ha visto, a parte che io l'ho visto che si era bloccato e era lì che mi guardava come per dire ti conosco ma non so chi sei, quindi dopo mi fa ma chi sei? E io è venuto spontaneo e tipo io ho iniziato a rappare, le donne si dividono in mignotte e puttane, tua madre ha già deciso da che parte deve stare. Ha capito. Poverino è sbiancato. No. E io dopo ho fatto no scusa, scherzavo, comunque guarda mi sei sempre piaciuto tantissimo, anzi io ho detto guarda sono io che ti ho chiamato quando avevo 16 anni a casa e lui fa no vabbè, allora ci siamo incontrati adesso e mi ha abbracciato, è stato carinissimo perché poi in realtà mi ha detto guarda che tu spaccavi un po' stronza però eri una delle più brave e mi ha detto avevi solo un problema che è quello che venivi, questa cosa mi è rimasta dentro perché mi ha detto tu sei come me, vieni dalle mie stesse parti però non hai creduto abbastanza in te, e in parte è vero, infatti mi ha caricato tantissimo, in parte non è proprio così, nel senso che se tu non hai un ambiente di amici, di persone che ti supportano, che fai squadra, non ce la puoi fare da solo, l'individuo da solo non ce la fa. Vi faccio un esempio, Salmo, che è un artista che amo tantissimo, poi deformazione professionale perché lavoro nel marketing, quindi studio comunque i casi di successo, lui ha avuto un gran successo ma non l'avrebbe avuto se non avesse avuto dietro la squadra che aveva, cioè se era da solo e si ritrovava da solo. Quindi io per questo quando mi avete scritto vi ho subito abbracciato questa cosa qui, perché ero da sola, completamente da sola, e non c'era niente, non avevo nemmeno il supporto, che ne so, dei rapper, dei producer della zona, perché ero femmina e quindi, certo, cioè, sono femmina e quindi è stato anche questo.
Perciò quando mi avete scritto ho sentito proprio l'esigenza di dire vabbè sì, nel mio piccolo sicuramente vengo, perché so quanto è difficile vivere in una realtà come Falconara, sì, che amo tantissimo, Ancona, sì, tutte le Marche. Infatti mi ero trasferita a Milano per lavoro un periodo, poi ho detto no, io torno giù, perché tanto ci sono proprio falconarese, anconetana dentro, marchigiana, e non posso stare lontano, certo, da casa. Però quando, ecco, quando si viene da realtà provinciali, che sia Falconara, che sia Monte Carotto, che sia tutto il mondo è paese, tanto la penso allo stesso identico modo. Secondo me è molto difficile, comunque, non avendo una cerchia che magari riesce a darti una spinta, anche la motivazione, no? Banalmente, per dire dai, allora c'è qualcuno che crede in me, e quindi è molto figa questa cosa. Quindi tu da quel momento, quando sei andata a Milano per parlare con quelli di Universal e ti hanno detto quelle determinate cose, poi tornando qua non hai avuto quella motivazione in più per ricrederci ancora? No, allora quando è successa questa cosa mi è scaturita la rabbia, che poi la rabbia l'hai tramutata nel dis, esatto. E poi cosa è successo? Ero giovane, tanto avevo 20 anni, sì, e non ho saputo capire che cosa mi stava succedendo, quindi ho avuto tutto il mega successo e nel frattempo poi scelte sbagliate proprio di vita che ho fatto, sentimentali, sicuramente mi hanno anche danneggiato in quello. D'altro canto sono anche felice così, cioè sì, nel senso che io ho avuto una relazione con una persona che amavo, con cui insomma credevo di avere un futuro, ci conoscevamo da tantissimi anni, rimango incinta, lo volevamo e mi ha lasciato incinta nel periodo in cui stava uscendo il mio primo disco. Okay. Quindi è stato un massacro, perché mi sono ritrovata sola a dover affrontare tutto, ho dato priorità al fatto di crescere mio figlio. Certo, certo. Di base è stato questo. Sì, sì, sì. Capisco. Wow. Sì. Quindi probabilmente. Non lo so, magari ci hai mai pensato, fosse successo 10 anni dopo, avessi preso determinate scelte invece che altre? Ma sai, è inutile pensarci, cioè dire se avessi fatto così, se è andata così, posso soltanto adesso fare meglio. Mm-hmm. Quindi ti dirò, per come sono andate le cose, preferisco essere diventata mamma, perché non c'è gioia più bella di avere un figlio, quindi va benissimo così. So che se lo voglio, in futuro posso, certo, comunque fare tutto quello che non ti è mai passato, certo, diciamo. Quindi no, ma ho sempre scritto, cioè in realtà è che non so. Allora, il successo dipende non dal talento ma dalla costanza che uno ha, appunto. Io non sono stata costante, ho fatto tantissime cose in questi, credo che siano passati 17 anni. Quindi voi quanti anni avevate? Noi probabilmente non eravate nati. Io c'ho Fibra, esatto, cioè io l'ho, esatto, io Fibra l'ho aperta tanto dopo. Con A, B, io l'ho conosciuto con quello Fibra. Sennò prima non sapevo nemmeno che fosse di. Tranne te. Capito, di Senegal, che è un tranne te. Io quando. Noi siamo nati quando è uscito Mister Simpatia. Sì. Sì. Nel 2002. Nel 2002. Quindi vabbè, io vado, ciao. Quindi ecco, diciamo che siamo un po' piccini, esatto. Però dai, abbiamo recuperato questo col tempo. Questa è stata tempo, una pugnalata. Non so se mi riprenderò. No, no, esatto. Ma dai, ma... No, giovanini. L'età è solo, esatto, un numero. Esatto, l'età è solo un numero, e anche un numero per non smettere mai di credere in quello che si fa. Sì. Cioè poi abbiamo visto che poi Fibra ti ha risposto. Mi sembra che in allora, un concerto lui... No, quello è la risposta che diede a Grido. Ah, okay. Lui mi rispose nel brano che si chiama La Soluzione. Uh-huh. E disse, qualche puttana mi ha copiato il soprannome. Mm. E mi ha risposto... È lì un colpo al cuore. No, ti porto la soluzione. Cioè, allora, il dissing nel rap esistono da sempre. La maggior parte dei dissing sono fake. Cioè i rapper, okay, si preparano le varie cose. Poi ci sono delle eccezioni, assolutamente, dove sì, il dissing è reale, mm-hmm, eccetera. Però per la maggior parte è show. E nessuno lo dice, perché ovviamente se tu sai che è show non vende così tanto. Io sono sempre stata molto sincera in tutto. Buonasera, Raffo.
e quindi tendo proprio a dire no, guardate che la verità è questa. Il mio dissing era sincero, nel senso che non me l'ero preparato con lui, quindi non era una mossa commerciale preparata. È nato spontaneamente. Era un dissing vero e proprio, vedi? Esatto. 100%. Io sono rimasto scioccato dalla barra di La Soluzione. Non l'avevi mai sentita? Sì, l'ho sempre cantata, ma collegare il fatto che c'è però non gli hai dato il significato. Esatto, non pensavo mai. A parte che in quella canzone penso che blasta 100.000 personaggi pure, è tremendo. Però a proposito, secondo te al giorno d'oggi fare una canzone come la tua Ciao Fibra o comunque fare un disco come Mister Simpatia? Naturalmente non è possibile. La domanda è giusto che non sia possibile? Perché 14 anni fa si poteva fare, adesso no? Allora, in realtà è tutto possibile, cioè se uno se la sente e lo vuol fare ed è autentico, secondo me funziona anche adesso. Perché? Allora, la gente si chiede sempre solo una cosa, perché quella persona sta facendo quella cosa lì? Quindi se tu la stai facendo, perché veramente la senti, può avere senso farla anche oggi. Mm-hmm. Ok? Ovviamente non devi ricopiare quella cosa lì, deve essere simile, sì. Ok? Ci devi mettere del tuo. Perché quella volta lì però funzionava di più? Perché non c'era. Ok, in America c'era, sì, in Italia non, questa cosa non esisteva. Quindi mm-hmm. ovviamente è stato un successo per quello. È stata la novità. Sì. È stata la novità, sì. E come siamo messi? Possiamo cominciare con qualche gioco che abbiamo preparato? Possiamo fare quello che vuoi. Sempre tema rap, ovviamente, non ci siamo distolti. Allora, noi ci siamo preparati, quanti sono? 5? 5 rapper, sì, se non sbaglio, che vedrai nel monitor alle tue spalle. Fantastico monitor. Fantastico monitor sponsorizzato da Riccardo. Il nostro tecnico, che è dietro di voi. E diciamo che, eccolo qua, se lo trovo, ok. Ok, abbiamo preparato. Noi ti faremo vedere dei vari rapper molto in voga al momento e tu ci dici con quali faresti un feat, con quali non faresti un feat e le motivazioni. New gen, ma non new gen perché ce ne sono due che solo. Ovviamente sono storici. Io lui non lo conosco. No? No. E lui è un artista che tra i più in voga, esatto, è Jolier, che fa rap prettamente in dialetto napoletano, sta spaccando tutto attualmente. Mm-hmm. È uscito il suo album, a dire la verità il secondo volume del, sì, suo album, che è Il Coraggio dei Bambini. È veramente bravo. Me lo andrò a sentire, ma sì, non, esatto, è veramente bravo, spinto da tutta la scena italiana, perché comunque ce l'ha, è giovanissimo, c'ha poco più di, esatto, fa proprio rap, fa rap, fa trap, fa rap in dialetto, fa, sì, prettamente napoletano, sì, sì. Quindi ipoteticamente ti piacerebbe, magari guardandolo anche, non lo so, ci vedresti. C'ha del trapper, comunque. Sì, sì. Parte c'ha l'attitudine. No, è una questione che non avendolo sentito non, certo, non posso dirtelo. Però giusto, breve parentesi, giusto per un attimo collegarci al discorso. Rap e trap, tu cosa ne pensi della nuova scena? La musica trap, secondo me, in realtà ha portato dei benefici, ovvero ha finalmente scardinato tutti gli stereotipi che c'erano nell'underground del rap, quindi mm-hmm. anche le donne che non potevano fare rap, e poi ha tolto quella che si chiamava la street credibility, sì, che era una cosa che danneggiava completamente i rapper su qualsiasi punto di vista. Cioè se tu facevi il rapper non potevi fare un disco con un'etichetta, se no eri un venduto. E secondo me questa cosa qui della street credibility ha rovinato veramente tantissime generazioni. Poi per cosa? Cioè, nel senso, fare a gara, sono il più vero, ma non serviva a niente sta cosa, sì, qua. E l'ho sempre detestata. Quindi quando appunto è venuta tutta questa nuova scena ero solo che contenta. Ora, la verità è che musicalmente questi ragazzi non sono alla pari di un Marra, di un Gue, tecnicamente proprio. E quindi il problema fondamentale è questo, cioè non puoi paragonare nessuno di questi artisti, anche se le cose che fanno sono orecchiabili. Mm-hmm. Se vogliamo andare a indagare proprio sui testi, i testi sono poveri di contenuto. Mm-hmm. E ci può stare, nel senso che comunque anche il rap ha avuto i suoi pionieri che facevano dei testi che erano senza contenuto, però poi si è spinto anche oltre con artisti che insomma hanno toccato temi sociali,
molto importanti, ed è questo il motivo per cui mi sono innamorata del rap. Perciò cosa devo dire? Cioè, non, sono contenta che ci sia la trap in Italia a piccole dosi. Okay. Ok, va bene, benissimo. E poi secondo me oggi parlare di trap è un po' complicato. Non lo so, secondo me ci sono tantissime diverse sfumature, perché adesso ultimamente, negli ultimi anni, si sta cominciando a parlare di drill, esatto, importata dalla Gran Bretagna. E poi la trap, per come la penso io, è quella che c'era nel 2016, con Sfera, con proprio l'avvento di Sfera. Anzi, secondo me ancora di più con Maruego. Maruego. Sì, Maruego, poverino, è stato uno dei pionieri della trap, comunque, devo dire. È bello figo. Siamo a bello figo. Diciamo. Il migliore. Ti aspettiamo. Sì, sì. Vai, andiamo avanti con il prossimo. Andiamo avanti con il prossimo. E qui abbiamo, eccolo, il Papagué. Il Guercio Nazionale, che tra l'altro Anto è un po' fanboy. Sì, esatto. L'ho messa. È in tema. Vabbè, sì, lui, cioè, è veramente, se non il più bravo, perché mi viene in mente soltanto Marra prima di lui, lui è il secondo, cioè non c'è un paragone. Sì, secondo me. Io quando vedo Guè, non lo so perché, ma ci vedo professionalità. Non so perché, mi sembra proprio un professionista della scena. Non utilizzare i social. Classe. Guarda, professionalità soprattutto sulle storie Instagram che fa. Ecco, esatto. Quello diciamo che è un po' aspetto che diciamo che mi sa che Gue non è capito appieno. Non è professionale. Invece c'è qualche tasto nell'iPhone sfasato. Perché, però per me è arrivato talmente in alto, cioè talmente grande Gue, che non gliene frega un cazzo. Sì. No, può fare contenuti del genere, ma secondo me li fa anche appositamente perché non gliene frega un cazzo, per scattare un po'. Se non l'avete mai fatto, il mio sport preferito è quello di andare o nel Twitter o nel comunque sull'Insta di Guè, guardare i commenti dove lo insultano, oppure magari le non lo so, risposte che dà. Esatto, raga, vi che giuro danno. Risponde a tutti a tutti, o c'è un social media manager che tipo gli risponde e sa come risponderebbe lui, probabile. A tutti, ragazzi, 60 insulti, parentesi. 60 risposte di Guè, un po' tutte diverse. Sì, una fantasia clamorosa. Ma comunque dal punto di vista artistico, sì, secondo me è veramente forte. Sì, sì, sì. Veramente, veramente forte. Quindi diciamo Guè, sì, a livello di un feat, se te lo proponessero. Poi che abbiamo? Oh. Un'altra faccia della nuova scena. Non è male lui. Allora, lui mi fa sorridere perché è stato un periodo che mi guardava tutte le storie Instagram. Davvero? Quando Senza ancora te. Non era conosciuto così. E ho sempre pensato che avrebbe fatto carriera. E infatti poi è stato così. Allora, lui, il discorso che facevo prima sulla trap, ecco, lui non c'entra, nel senso che lui è veramente bravo come musicista. Si sente che ha studiato rispetto a tutti i trapper. Esatto, ha studiato. Poi lui è un artista completo, secondo me. Cioè. Sì, sì. C'ha l'orecchio musicale. Sì, 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 sì. Sì, si sente proprio che uno che ha studiato. L'ultimo album, Sirio, è secondo me la dimostrazione palese, perché suona troppo bene. E infatti ci ha avuto il successo meritato, secondo me. Anche con Sanremo, con Cenere. A me fa un po' tira il culo. Era meglio quando eravamo in 6, in 7, ascoltando. quello, vabbè, c'è sempre la cosa di averlo cresciuto. Però vedi, se rimangono 6 o 7 persone che l'ascoltano, poi dopo il disco nuovo non te lo può tirare fuori. Va benissimo così, guarda. Tra l'altro, produzione di Dardust incredibile. Poi pensavo molto peggio, cioè artisti che si sono venduti molto peggio e molto più velocemente, quindi sta andando bene. Anche se lui nel disco nuovo c'ha sonorità un po' più, diciamo, aperta al grande pubblico, comunque si distingue molto, si distingue moltissimo, secondo me. E qui abbiamo il king del rap italiano. È davvero, secondo me, il king. Cioè, king se devo del fare rap. Proprio sono una d'accordo. Classifica... sì, è lui, cioè nel senso che Fibra, ok, sicuramente una parte del mio cuore, tutto, però in effetti Marra scrive delle cose che di una profondità che sono inarrivabili, quindi sì. Uno tra i tanti album, appunto, Persona. Sì. Persona penso che si spoglia, dopo che ha passato quel periodo buio, proprio si è spogliato, ma... essendosi spogliato è riuscito a conquistare tantissime persone che magari hanno passato quello che ha passato lui e però Persona secondo me è stato uno degli album più belli dell'ultimo periodo in Italia. Adesso, a proposito di dissing, vi dico questa cosa qui. Allora, lui è uscito tantissimi anni fa con un dissing a Pepi, un rapper che purtroppo non c'è più,
ed era il miglior amico del mio miglior amico, che non c'è più nemmeno il mio miglior amico, il gitano. Ah, lui ha fatto questo dissing a Pepi dove gli dice: ansie segrete, bimbi impauriti come ansie segrete. È bellissimo perché questa rima qua, che hanno capito in pochi, io perché ho la fissa proprio da nerd che devo andarmi a studiare tutte le cose. Allora, innanzitutto è una citazione a Freud, che aveva riproposto tutte le varie storie, quindi che ne so, Biancaneve piuttosto che. E questa cosa qui rivolta a Pepi era per dirgli, è brutale, che questo ragazzo aveva dei problemi con la sua famiglia, di attenzione. Freud, poi adesso aprirei un discorso troppo lungo, però andate a cercarlo se vi interessa come argomento, spiegava proprio del rapporto, no, distorto e malato che una persona, cioè che i genitori hanno con i bambini. E lui in questa rima velocissima così gli ha detto: tutto il tuo problema risale ai tuoi genitori. E cioè, questa è bastardissima. Se uno mi fa un dissing del genere, io non so più cosa dire, dico vabbè, ciao. Ok. Quindi secondo me lui è un genio e tutto il successo che ha meritato dovrebbe averne ancora di più. Sì, veramente. Pensa a subire un'analisi, una psicanalisi da due barre in un dissing. In rima. Prendi solo la pala e ti sotterri da solo. In rima, tra l'altro, esatto. È il filosofo. Sì. Sì, io quasi pianto quando ho sentito Noi e Dubbi di sì, sì. Noi, loro, gli altri, che è l'ultimo album. Che poi io ho visto il concerto. Scrittura assurda. A Bologna. Niente da dire. Spettacolare. Niente da dire, bravissimo. Veramente. Vabbè. C'è un motivo per però il quale è seduto su quel esatto. trono. Non lo diciamo loro, noi. Che tutti loro hanno imparato da una persona. Cioè, Gue, Marra, hanno imparato da Dargen. Perché okay. al tempo loro erano le sacre scuole sì. e erano bravi, Jacopo, Dargen d'amico, era già qualcosa di evoluto. Poi secondo me ha fatto un'involuzione adesso. Esatto. Non so cosa gli è successo, sì. Jacopo mi dispiace, io ci ho anche lavorato insieme, e ha avuto veramente un'involuzione, però secondo me è stato proprio lui che ha insegnato a loro, come a Dante, per esempio, dei Two Fingers, come scrivere e come trovare anche la propria identità. C'è una cosa che io amo tantissimo del rap, che invece nella trap non esiste, è l'identità. Cioè tu ascolti Marra, ascolti Gue, ascolti Fibra, ascolti Dargen, e loro hanno il loro mondo e la loro identità. Se tu ascolti invece tutti gli altri, tutti i trapper, non li a parte magari qualcuno, non riesci proprio a distinguerli. Dici vabbè, ma mi stai dicendo le stesse cose che mi dicono gli altri nello stesso modo che lo fanno gli altri. Quindi questa cosa della trap mi dispiace molto. Ne ascolti uno, li ascolti tutti. Ma, esatto, ma cioè, questa cosa poi fa riferimento anche un po' alla società, che dà, diciamo, rilievo a tutte queste cose che comunica la trap. Quindi noi in live precedenti abbiamo parlato tanto anche di musica fast food, per esempio, che ultimamente secondo me sta prendendo una il piega. Il sopravvento, esatto. Sì, per dire, ci sono persone che aspettano 5 anni per avere un album di Marra, e poi magari trovi, non lo so, il trapper o comunque, vabbè, senza manco fare nomi, che ti caccia tipo 3 tape all'anno, che per carità è ottimo senso del dovere, però magari poi stringi esatto. stringi cosa non c'è dici niente. In 3 tape alla esatto. stesse cose esatto. esatto che poi tra poco uscirà l'album di un altro che secondo me è molto molto bravo, di Killa, di Emis. Tra poco uscirà il nuovo album, non c'è nelle foto, però non so se cioè, ti faresti come nel senso che è bravo, ma non mi sono mai emozionata così tanto. Sì, bravissimo, riconosco il talento, ce l'ha anche lui, il suo stile particolare, però non mi ha mai emozionato come Marra. Sì, sì. Sì, e poi abbiamo lui, Giornata Boschetti. Sperabu. Basta. Non so se lo conoscete. Ciao. Fa le canzoni pure. Sì. È diventato un po'. C'ha una piccola cerchia di follower ultimamente. Già. Sì, sì. Sfera. Che altro c'è da dire di Sfera? Fatto un successo incredibile nel giro di 3 anni, tipo.
esploso completamente. Anche lui comunque quanto ha fatto, 3 album nel giro di neanche troppo. Quali? Per davvero, che è stato il suo primo tape. Sì. Poi è uscito il primo album studio suo ufficiale, che è Sfera e Basta. Ma tutto nel giro di pochissimo, sì, 3 anni, che adesso magari sembrano passati tantissimo, però sì, in realtà, dato che se va a 2000 nella società di adesso, sembra passato... E in realtà sembra, cioè se la raccontate così, sembra che lui veramente è uscito 3 anni fa. In realtà questo ragazzo è tantissimo che lo fa. Sì, 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 è vero. Ha iniziato da piccolo, con... Io ho ascoltato, la primissima cosa che ho ascoltato sua è stata Emergenza Mixtape, che era stracerbo, però cose prima non, sì, non conosco. E poi ha avuto la fortuna, e anche lì si ricollega al discorso, il gruppo, se vuoi fare successo è totale, di aver incontrato Murdaka Alessandro, e il regista, e un gruppo di persone, anche Gali, insomma, si sono trovati, poi abitavano a Milano, lì è tutto un po' più facile. Sì. E quindi è stato il gruppo e la costanza che l'ha portato a raggiungere questo. Adesso sono tutte le sue copie, quindi... Sì, esatto, è quello. Esatto. Faccio fatica a digerirlo, tra virgolette, attenzione a quello che dico, perché non, cioè, le cose che fa sono piacevoli da ascoltare, però siccome sono veramente diventati tutti come lui... Non, quando sento qualcosa dico oddio no, perché tu, cioè lui, esatto, ha proprio questo marchio che ha creato tutti i suoi, sì, bambini. È il Gue della trap. Esatto. Il bello però è che Gue fa anche i feat con lui. Gue non riesce a copiare, cioè quando provano a copiarlo lo copiano male. È quello, quindi secondo me si capisce subito, esatto, quando uno vuole fare la copia di Gue. Cioè secondo me quando riesci a rimanere tipo Caparezza, come fai a copiarlo? Cioè non puoi, è talmente avanti. Esatto. Allora quando riesci ad arrivare a un livello del genere, per me hai stravinto. Caparezza, come, cioè anche Fibra non riesce a copiarlo, certo, perché è fondamentalmente troppo particolare. E Marra non, cioè devi essere un genio, ma poi un genio non lo copierebbe, perché ci sono delle persone che hanno un po' tentato di prendere di qua e di là. Per esempio adesso lui mi odierà, perché una volta mi aveva scritto che ci saremmo sposati Will, e io poi mi sono sposata, quindi no, non è andata. Will il Peyote, bravissimo, okay, un genio, scrive da Dio, però sembra copia e incolla di Gue, Marra, Dargen, cioè a, sì, Caparezza, no? Ha preso il meglio di questi, li ha rimiscolati, ci ha fatto uno stile suo, che per carità funziona, è bellissimo, è grandissimo, però è tutto un troppo mescolato. Ecco, invece io adoro gli artisti che, tipo Salmo per esempio, è lui, poi sì, a Nitro, che è bravissimo, però io se tu mi fai sentire una canzone inedita di Nitro e mi dici che è Salmo, ti dico sì. Cioè, nel senso, non sì, è che vero, se me la fai sentire così al volo, è capito, vero, che non gli presto attenzione. Quindi mi piacciono proprio gli artisti che riescono a essere unici e che non si fanno imitare. Quindi okay, l'unica pecca che dico di Sfera è questa, però non gli si può dire niente. Cioè, poi ha messo su Famiglia, quindi è un papà, e cioè, cosa gli vuoi dire a un ragazzo del genere? Niente. Ha vinto. A tutto. A proposito tutto, di musica particolare, difficile da molto copiare, particolare, ecco lui. Abbiamo lui. Allora, io sono convinta che se lo conoscessi di persona sarebbe un mio carissimo amico, perché lui scrive cose diverse, pur facendo comunque trap, ma ci porta del contenuto. Esatto. Ecco perché non ha il successo che meriterebbe. Ok. Sicuro, cioè questo è il... Però se continua con la costanza e le cose, ce la farà sicuramente. Beh, diciamo che la costanza per Mario non è proprio la... Sì, sono il 3 anni. Il punto di forza, perché aspettiamo l'album da 3 anni, Mario... 4 quasi. Pazzarri. Ma comunque lui è molto particolare, ha il suo stile, che è, sì, diverso da tutti gli altri. Quando, sì, quando ha cominciato a fare un po' di successo, gli ricriminavano il fatto, esatto, che andasse fuori tempo. Bene. Esatto. Sì, però in realtà questa cosa l'ha fatta molto sua e si è costruito un'identità Orange County, assurda, secondo me. Orange County, uno dei miei album preferiti. Bravissimo, poi racconta la strada in una maniera appunto proprio tutta sua ed è veramente, veramente un figo. Applauso a Teodua. Bravo Teodua, bravo. Va bene, questo era il nostro ultimo, era il nostro artista ultimo, della, okay, lista, quindi... E non ci abbiamo messo neanche un artista femmina. Infatti, è vero. Teste di cazzo. Quello, ecco, il discorso che volevo fare io è, secondo te c'è ancora oggi nelle case discografiche italiane, comunque nell'industria, il voler fare
di un rapper donna, la bambolina, il modello da vedere solo esteticamente. È poi, così, cioè, e questa è una cosa bruttissima. Allora, ti me. Dirò, la capisco, ok? Sono nel punto in cui, se mi stai proponendo una ragazza che è veramente brava, cioè se spacchi e fai la bambolina, chi se ne frega, perché se prendiamo le americane, sono tutte così, cioè sono tutte bambole, però rappano, cantano da Dio. Il problema è che noi abbiamo in Italia delle ragazze che fanno trap, drill, rap, che fanno schifo, cioè c'è Grelmos piuttosto che Lolita, l'ho scoperta qualche giorno fa, pensavo che non si potesse essere più scarse di Grelmos, ho scoperto che mi sbagliavo. Vabbè, ma non so con quale coraggio vengano definite rapper. Cioè, non so nell'ambiente, non secondo so. Me, poi non lo, può essere che mi sbaglio. Sì, no, allora, non si definiscono loro rapper, si definiscono cantanti, trapper, drill, però a tutti gli effetti mi stai rappando, trappando. No, il problema è che non sono proprio cantanti. No, esatto. Quello è il fatto. Quindi a me piace, gente, cioè, a vederle sono bellissime, le guardo e dico, guarda te quanto sono belle, però tolgo l'audio. Andiamo col muto. E chi è secondo te l'artista italiana femmina attualmente che scrive meglio, che ti piace di più? Jake LaFour. Ah no, le no, le italiana femmina non lo so dire, perché tutte queste ragazze innanzitutto hanno tutte un ghost, quindi come faccio a valutarle? Ah, peccato, non pensavo. Ma guarda che anche molti rapper famosi, sì, hanno sicuro, sicuramente. Non la vedo una allora, non la vedo una cosa non così traumatica. Non è per forza negativa. No, per esempio Dante i testi glieli ha scritti per molto tempo Dargen, ok? Non la vedo traumatica dal momento che tu lo fai per automigliorarti e poi diventi bravo. Infatti Dante poi ha scritto i pezzi per J-Ax, eccetera, eccetera. Quindi no, solo che non te le riesco, cioè non riesco a fare un'analisi. Se su Marra ti posso dire, ok, sì, è bravissimo, anche se magari, che ne so, non è così il caso. Qualche testo gliel'avesse scritto qualcun altro. In questo caso qui, dal momento che la voce non ce l'hanno e quindi non mi posso basare su sulle potenzialità canore, mi devo basare sulla scrittura dei loro testi. Certo. Che fanno schifo, perché i rapper cosa fanno? Se devono scrivere per una donna, automaticamente scrivono cazzate. Quindi, e secondo me è per questo che ad oggi, anche se sono passati 17 anni, mi simpatia te la ricordi e non ti ricorderai tra 10 anni Lolita piuttosto che Grelmos. Che poi una differenza tra me e loro, e questa cosa fa ridere, è che loro sono le ex fidanzate di Mambolosco piuttosto che Traffic, e io non sono veramente invece la fidanzata di Fabri Fibra. Però è proprio per questo che, cioè, io ce l'avevo dentro quando parlavo di autenticità. Queste lo fanno perché perché va, esatto, era figo, perché sembrava proprio vero, esatto, è autentica. Vabbè, io comunque è stata una cosa iconica, ho fatto una cosa lì. Cioè proprio di cioè io mi sentivo davvero la sua ex, tanto che sono entrata in Ancona nel negozio che ora non c'è più della zia, che aveva un negozio in centro di vestiti, gioielli, cose di questo genere. Entro e c'era il compagno della zia con la zia che mi riconosce e mi fa, o oh, comunque mio nipote è un cretino che t'ha lasciato. Lo penso anch'io. Lo so, lo so. Fantastico. E lì aumenta l'immedesimazione, sì, giustamente. Quindi era come l'alter ego. Cioè, è così. È il tuo alter ego. È per sì, sì, no, ma se tu parli come simpatia, perché oggi sono venuta da Sandra, ma se mettevo le X e tu parlavi come simpatia, davo tutte risposte diverse. Ah, giustamente. Ah. Quindi dicevo, sì, faremo sì, una live, sì, magari divisione con... tra il divisione tra personaggio e persona. Faremo una live magari con Miss Simpatia. Piuttosto che inviterei un messo di empatia. Ma invece, piuttosto, non so se conosci una Priestess, una Beba. Beba. No, scusate, secondo me, ricollegandomi alla domanda di prima, non so se lei scrive testi da sola, però l'unica che merita veramente nella scena è Rose Villain. Non so se l'hai mai sentita. Sì, l'ho sentita. È uscito l'album da poco. No, no, guarda, non sono riuscita a sentirmi l'album. Le cose che ho sentito sue mi sono piaciute fino adesso. Quindi sì, lei trovo che sia una cantante che non ha, questo è anche il problema di Beba, bravissima, molto più come cantante che come rapper. Cioè, ad oggi cosa succede? Che le cantanti che falliscono diventano delle rapper, perché vedono che forse possono avere successo. Ah, e okay. Quindi dicono, ok, adesso ci provo e vediamo come va. Baby K nasce che era una rapper, ok?
Poi è diventata invece una cantante, okay. E secondo me molto più brava in quello che fa adesso rispetto a quando era una rapper che rappava con Amir, che faceva schifo. Invece oggi comunque Roma Bangkok, le cose che ha fatto, non mi piace quella musica lì perché appunto è hit dell'estate, ciao, però funziona, è orecchiabile, l'ascolti e sei sorridente. Ora, secondo me Rose Villain piuttosto che Beba erano due cantanti che come cantanti non erano granché e si sono un po' rimodellate nel rap. Dici, sono andate a colmare quelle lacune nel canto con ci mettiamo una pezza facendo il rap, perché effettivamente diciamo più alla portata, diciamolo onestamente, tra tutti gli stili musicali forse il rap è quello dove tecnicamente puoi essere un po' più scarso, cioè non devi per forza saper cantare. Non devi saper cantare, però devi avere un grandissimo senso del tempo, tanto a livelli esagerati, e poi cioè devi saper scrivere, o quantomeno devi farti scrivere dei testi, certo, all'altezza. Devi anche, ecco, cioè devi avere la metrica in testa, comunque devi, quando scrivi, devi, quando butti giù il testo, devi anche, no? Certo. Calcolare. Certo. Devi incastrare tutto. Esatto, poi sta lì la bravura. Le rime non banali, magari, non è difficile, non è facile come sembra, per niente. Che adesso se io ti anzi, quando qualcuno appunto che non rappa, comunque che non è nel giro, magari in cantante, prova a fare qualcosa di rap, è cringe, il 99% delle volte. C'è un esempio è Povia, ha fatto quella canzone terribile, poi era in pandemia che l'ha fatta. Fortunatamente non ne so niente. Preferisco molto di più quando magari collaborano i cantautori con i rapper, però poi la parte del cantautore effettivamente è cantata e non è rappata. Sì. Lì è molto meglio di quando si mettono a rappare. A proposito di cantautori, non mi ricordo in che anno, comunque qualche anno fa, ho lavorato con Zampaglione di Tiro Mancino, ho fatto il brano Vivere insieme. Lui l'ho conosciuto in un modo assurdo. Praticamente un mio amico mi dice, il mio migliore amico che non c'è più, mi dice: senti, prestami il telefono che devo fare una chiamata. Gli do il telefono, ok, fa questa chiamata, fine, passano 2 mesi, questa persona mi richiama e mi fa: c'è Mirko? Dopo ci ho pensato, ho detto: Mirko Ergitano? No, guarda che forse ti aveva chiamato ma col mio numero. Mi fa: ah, ok, ma... E poi mi fa: ma tu chi sei? Ho detto: Sandra. Sandra, la tua voce mi è familiare, ma sei mi simpatia alla rapper? Sì. Ah, sei bravissima. Io: grazie. E mi fa: io sono Federico Zampaglione. E la voce era la sua. Ho detto: no, vabbè, non ci credo. Mi fa: guarda, facciamo un pezzo insieme. No, non è possibile. E l'abbiamo fatto. Lui è stato di parola un anno dopo. È venuto qua, ci siamo conosciuti, siamo andati in studio. Fantastico, una persona, veramente un artista. Che figata. E quindi è stato bellissimo, anche lui lì ha cantato, io ci ho messo il mio rap. Figo. E ognuno ha fatto il suo. Veramente figo. E invece il tuo nuovo singolo, Il mio migliore amico? Ma non è il mio nuovo singolo, allora, io ho registrato tantissimi... Ah, ok, nel senso, ok. Tantissimi pezzi, ne ho registrati una valanga. Poi ho una casa discografica che ha detto: dai, pubblichiamoli, e ogni tanto ne sta pubblicando qualcuno. Ah, okay. Ma quel brano lì è tipo di 9 anni fa. Quindi sono delle cose pronte che piano piano stanno uscendo. Allora, sto facendo adesso un disco con This Light, che tra l'altro ha collaborato con Sfera, con Gue, sta facendo delle cose molto belle con Jamil, e stiamo facendo il disco, quindi usciranno tutte queste cose nuove. Le cose che stanno uscendo adesso sono un mix di cose nuove e un mix di cose addietro che non ho mai pubblicato, e ho detto vabbè, ok. Quindi rimanete attivi, tutti sintonizzati e attivi, profili. Mi raccomando, sui profili social. Quindi se adesso ti chiedessi magari di farci una barra, magari di qualche canzone che ti sta a cuore, che è più significativa per te. Nasce anche come freestyle. Nasce no? Altre come freestyle, esatto. Va bene, oppure lo devo chiedere poi a Miss quando... Allora, freestyle non lo faccio da tantissimo, quindi sono troppo fuori allenamento. Non lo so, servirebbe una base. Settimana prossima. Non vi diciamo niente. Però è interessante la live della settimana prossima. Quindi io un occhio ce lo butterei. Esatto. Non so voi. Dal punto di vista di freestyle. Esatto. Rimanete sintonizzati. Tra l'altro, visto che vi seguite, mi sa, non sono sicuro. Dopo, quando stacchiamo, ti dico chi c'è e mi dici se lo conosci. Ah, ok. Lo anticipiamo. Lo anticipiamo. Anticipiamolo.
Allora, vai. Settimana prossima, precisamente mercoledì, se tutto va bene. Se tutto va bene, se non, Fabri casca, Fibra. Se non casca un meteorite qua sopra, Gabs, secondo arrivato al Tecniche Perfette, che è la gara nazionale di freestyle tra le più importanti, diciamo, che ci sono ora in Italia, sarà qui con noi direttamente da San Benedetto del Tronto. È fortissimo, raga, faremo tante cose divertenti e belle insieme, quindi mi raccomando, stateci. È uno dei 21. Migliori 4 ore di live, raga, è 4 ore facciamo, è fortissimo. Sì, sì, noi l'abbiamo scoperto così casualmente, cioè abbiamo scoperto un po', almeno io, Danny poi non lo so. Sì, quindi sì, viene sì, qui mercoledì. Viene qua. Sì. Allora dopo verrò a suonare. Sì, sì, siamo andati alla finale. Volentieri. Siamo andati alla finale di Tecniche al Mama, che è qui a Senigallia, l'hanno fatta qui a Senigallia. Sta spiegando che cos'è. No, vabbè, sì, era per dire sta che. Sta spiegando davvero. Come se fossi un alieno, non lo so. Antonio. Dai. E niente. Ha perso in finale. Guarda che non so più cosa dire. Ci sono rimasto male. No, perché però l'altro ragazzo è veramente forte, pure lui. Ha perso in finale dopo due fatta. Ma un'emergenza. King Kaid. Cioè, King Kaid. Che non conosco. Perché c'ha l'età nostra, tipo, è da poco sì, che fa. È un ragazzo pugliese, anche lui forte. Gabs ha dato il 100% sì, in quella finale, nel giro della morte finale. Ma è stato preso da due fatality in faccia proprio che sì, sì. Poi ne parleremo meglio esatto, settimana ne parleremo prossima. Però ne parleremo. A proposito di freestyle, secondo me un po' si è persa questa cosa dell'hip hop, dell'incontrarsi e fare freestyle. Però pure la break dance, secondo me sta un po', cioè non mi capita la street, di vedere, la street, esatto, le arti dell'hip hop. Non mi capita di vedere, capito, ragazzini di 10 però secondo 15, te perché si è persa? Anni. È perché non va più di moda. No, non è una questione di moda. Perché tanto non è nato con la moda tutte è queste robe. Le nuove social. È una questione di social. Il problema è questo, cioè la gente pensiamo tutti di essere collegati e connessi e più vicini, siamo sempre invece più distanti. Questo è il vero problema. Quindi non perché poi guarda, il mese scorso mi è capitato di vedere dei ragazzi che stavano facendo break dance qui in piazza dove c'è lo spazietto lì. Quindi non è vero che non succede, soltanto che sono tutti lì con questi cellulari a rincoglionirsi, quindi il problema è questo. Meno social, più hip hop, ragazzi. Dai, andiamo tutti insieme al concerto dicendo di Salmo a luglio, a Pesaro. L'hai detto tu, eh? Così. Facciamolo. È agosto, però. È agosto? È agosto. Ma come agosto? È agosto. È agosto. Dai, QDL by se c'hai due biglietti esatto, che t'avanti. Sì, infatti, non so, due pass così, tanto ormai siamo così amici, quindi, no? Eravamo rimasti, quindi lo chiediamo a Miss il sì, dai, okay, va bene, veramente va bene. Truccata da Miss Simpatia. Figo, fighissimo. Speriamo che Gabs non sta sentendo, così facciamo uno scherzo. Busso e facciamo questo. Ma se vuoi sì, martedì anche possiamo farlo. Viene fuori una cosa incredibile. Esatto. Mi raccomando, raga, mercoledì 2 alle 21 ci dovete essere. Martedì. Ho pure chiesto se era mercoledì, ma avete risposto di sì. Mamma mia, perché siamo il podcast peggiore d'Italia? Perché secondo voi? Non sappiamo neanche che giorno. Siamo un po' fusi, dai, ultimamente abbiamo sì, tante sì, cose in ballo. Va bene. Di cose in ballo, prima di chiudere, diciamo che dopo martedì ci vediamo venerdì, ma non in live. Ok. Al Falcomics, dove ci sarà anche Miss Simpatia, da quello esatto, che ho capito. Esatto, sì. Ci troverete tutti qua a Falconara. Ricordatevi 5, 6, 7 maggio, che sarebbe venerdì, sabato e domenica. Ci saranno tanti ospiti della cultura nerds. Esatto. Tante belle attività. Doppiatori, ragazzi, fumettisti. Di tutto ritorna di Cristina D'Avena in sì, concerto. Sì, sì. Sarà figo. Quindi lunedì ci sarà anche il concerto di Radio DJ al Parco Kennedy. Quindi lunedì sarà concerto di Radio una DJ. Bellissima festa. Soprattutto ci siamo noi. Esatto. C'è siamo Miss. Noi. C'è Miss. Ci sono tante attività. O Sandra. C'è Riccardo. Miss. Va bene, ragazzi. Va bene. Dopo una bellissima chiacchierata, io direi che possiamo davvero anche bella, chiudere. Sì. Grazie, grazie Miss, grazie Sandra. E ritorneremo. Torneremo. Ci vediamo martedì. Diciamo che ci rivediamo martedì. Lasciamo l'appuntamento esatto, sospeso. Ciao, raga. Buonanotte. Ciao a tutti. Raga. Ah.